Fratelli carissimi, la Chiesa ha visto e ha reso testimonianza che un agnello sgozzato, il leone nato per vincere, che si è fatto agnello per morire, come diceva un inno bellissimo di Vittorino di Petovio, questo è il Messia, il Figlio di Dio. E dice, attirare a sé la sua sposa, attirare sulla croce, su questo letto d'amore, la sua sposa, perché la sposa, che è la Chiesa, ha visto e rende testimonianza che questo Gesù di Nazareth, questo bambino che abbiamo contemplato in questi giorni, che stiamo contemplando in questo tempo di Natale, è lui l'unico Messia, un bambino indifeso, un agnellino che, come vi ricordate, le cronache di Narnia, questo leone Aslan, che si lascia prendere, si lascia legare, non resiste al male, si lascia insultare, passa per traditore e muore, ma rivela, risorgendo, che se c'era una sapienza umana, c'è una sapienza più grande. Bellissimo, eh? Vedete questo film insieme ai vostri figli, è una meraviglia. C'è una sapienza umana che uccide pensando di togliere il peccato uccidendo il peccatore. E questa è l'origine di tutti i mali che ci ammorbano. Tu ed io pensiamo, secondo una sapienza umana demoniaca, carnale, che estirpando il maligno che si annida dentro a mio figlio, dentro a mia moglie, dentro a quella situazione, togliendoci l'ingiustizia di mezzo, su scala mondiale, su scala culturale, togliendo i bambini che raggiungono un certo target dal seno della loro madre, o togliendo, scartando gli anziani che ormai si avviano verso una morte e che pesano economicamente. È un male per la società perché impedisce ai giovani di studiare, no? Perché succhiano riserve e ricchezze alla società, togliendo di mezzo il nemico, togliendo di mezzo quello che io ritengo il male. Poi ovviamente ognuno ha la sua concezione di male, ognuno ha la sua concezione di peccato, cioè di qualcosa che mi fa inciampare, che mi impedisce di essere felice, o che impedisce di essere felice a tuo figlio, quella debolezza, quel difetto. Tutti noi siamo ingannati, pensando che il traditore, cioè chi sta tradendo le nostre speranze, chi sta tradendo la nostra felicità, sia l'altro, sia il peccatore, sia quello che rompe gli schemi. E allora cercherai di estirpare questo male, estirpare il peccato, e non ti rendi conto che alla fine togli di mezzo tuo marito. O ci divorzi, oppure ci divorzi interiormente, non lo guardi più, non ti concedi più a lui, o viceversa, non sopporti più tua moglie. Pensi con quell'atteggiamento, con quella parola, con quei gesti, pensi di togliere il peccato dalla sua mente, dal suo cuore, e invece uccidi tua moglie, perché è questo quello che fa il mondo. Dice, padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Sono queste le parole dell'agnello sulla croce, e questo è lo sguardo che ha il padre negli occhi del figlio, su di te e su di me, su quella persona che oggi tu ritieni essere il peccato, essere il male, coincidere con il peccato, il male che ti sta uccidendo. San Paolo ce lo diceva, io faccio il male che non voglio, il peccato abita in me, e non faccio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Questa profonda conoscenza del cuore dell'uomo di San Paolo è una rivelazione dello Spirito Santo, che cozza con tutta l'ideologia e tutta la sapienza di questo mondo, la sapienza carnale, che non ha conosciuto il Figlio di Dio, che non ha conosciuto il Messia, che con tutta la sua sapienza non è riuscito a riconoscere in Cristo e Cristo crocifisso la salvezza. Tu ed io, probabilmente, di fronte a atti di bullismo che sta soffrendo nostro figlio, di fronte al fatto che il marito di nostra figlia l'abbia tradita, sue parole di ribellione, armi il cuore di tuo figlio o di tua figlia, armi il tuo cuore, perché sei illuso, siamo illusi che togliendo il peccato con la sapienza umana, con le risorse umane, starà meglio la tua famiglia, starà meglio il tuo cuore, starà meglio il mondo. E invece, come tutte le ideologie, buttiamo via l'acqua con il bambino, buttiamo via il peccatore, e il peccato rimane ben incistato nel mondo, perché il mondo non riconosce il proprio peccato. Per questo la Chiesa ci dice, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. C'è una sola soluzione per tuo figlio, c'è una sola soluzione per tua moglie, per tuo marito, per il tuo matrimonio, per la tua solitudine, c'è una sola soluzione per te, che l'agnello tolga il peccato dal tuo cuore, dal tuo cuore, dal cuore di tuo figlio che sta soffrendo il bullismo. Se il peccato davvero è estirpato dal tuo cuore, se cioè questo agnello che la Chiesa in ogni Eucaristia mostra dopo la consacrazione, in quel pezzo di pane piccolo, in sapore, in quel pane da mangiare, in quel pane deposto nella mangiatoia di Betlemme, che non a caso significa casa del pane, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Se tu mangi quel pane, se tu diventi una sola cosa con Cristo, se tu lasci che Cristo scenda al profondo del tuo cuore, lui ha il potere di estirpare il male dal tuo cuore.
cuore, di togliere il peccato da dentro di te e lasciare che lo Spirito Santo ti battezzi, che lo Spirito Santo scenda dentro di te e ti rinnovi e rimanga dentro di te. Diceva Sant'Ireneo che in Gesù lo Spirito Santo si è abituato a dimorare e a permanere e a rimanere nel cuore dell'uomo, nella carne di un uomo, in lui in maniera perfetta, e questo anche in te. Se accade questo mistero pasquale dentro di te, se cioè tu credi alla parola della Chiesa, alla parola di Giovanni, non ti appoggi alle persone, ecco colui che mi è passato avanti, che era prima di me, cioè che non sono io, se tu non ti appoggi al prete, se tu non ti appoggi neanche a tuo padre, a tua madre, neanche alla tua fidanzata, neanche al tuo fidanzato, non ti appoggi a te stesso, ma guardi e fissi Cristo che la Chiesa ti mostra, ti annuncia e lo accogli dentro di te, lo accogli veramente dentro di te, vedrai che piano piano il peccato scomparirà da dentro di te, quella radice velenosa, quella malizia del peccato scomparirà e al suo posto apparirà lo Spirito Santo, dimorerà lo Spirito Santo che ti farà agnello, agnello nell'agnello, ti farà un agnellino, farà di tuo figlio un agnellino che offrirà la sua vita per chi lo sta insultando, o tua figlia di fronte a suo marito che l'ha lasciata, di fronte a tuo marito che t'ha lasciato, tu sarai un agnello, perché l'unica soluzione, l'unica verità, l'unica sapienza è quella dell'agnello, l'agnello di Dio che fa di noi degli agnelli, perché l'unica via, l'unico cammino in quest'anno e in ogni anno della nostra vita, ogni giorno della nostra vita, qual è? Seguire le orme di colui il quale si è fatto agnello, colui il quale non ha risposto al male con il male, che ha offerto la sua vita per i propri nemici, perché non sanno quello che fanno. E come fanno a sapere quello che fanno? Come fai tu a sapere quello che c'è nel tuo cuore, il male che c'è nel tuo cuore, che la ragione per cui tu soffri è il tuo peccato? Se c'è qualcuno che ti ama in maniera straordinaria, in maniera che tu neanche conosci, se tu puoi incontrare veramente l'agnello che toglie il tuo peccato senza giudicarti, solo nella Chiesa, solo in una comunità cristiana concreta e reale, dove tu puoi ascoltare la parola settimana dopo settimana, dove tu puoi nutrirti dei sacramenti, dove tu puoi percorrere un cammino di iniziazione cristiana serio, autentico, si potrà dare in te un trapianto di cuore, che è questa la grande notizia di oggi. Lasciare il tuo cuore malato a Cristo, perché Cristo ti dia il suo, quel cuore che può ricevere lo Spirito Santo e può dare albergo e dimora allo Spirito Santo, al suo stesso Spirito. Allora ascolta la Chiesa, quest'anno partecipa alle sue liturgie e sentirai le stesse parole di Giovanni, e con lui tu potrai vedere lo Spirito scendere come una colomba dal cielo, su Gesù, sul suo corpo benedetto che è la Chiesa, sulla tua comunità e quindi su di te, e posarsi e rimanere su di lui. Abbiamo avuto tanto battesimo con acqua che è la chiamata a conversione. Oggi noi possiamo entrare dentro il battesimo in fuoco e Spirito Santo, che è quello che ci dà Gesù, che ci fa passare dalla sapienza umana e carnale, che vuole estirpare il male con un altro male, alla sapienza divina, alla sapienza della croce. Scandalo per i giudei e stoltezza per il mondo molto intelligente, la sapienza che noi in Chiesa sperimentiamo, l'unica sapienza capace di salvarci e che ci trasforma in agnellini per chi c'è accanto. La tua felicità, il tuo compimento, la felicità dei tuoi figli sono la felicità e il compimento che sei dato in Cristo, crocifisso, sepolto e risorto per noi, la stessa vita di Cristo dentro di te, agnello nell'agnello, perché anche quest'anno Gesù ha deciso di essere agnello dentro di te, di passare nella storia come l'agnello di Dio nella tua carne, nella tua vita, perché chi vede te, chi incontrerà te, possa vedere un agnello, annunciando un amore più grande del male, annunciando un amore capace di distruggere e polverizzare il male con il perdono, con la misericordia, con l'offerta di se stesso, senza esigere nulla, amando sino alla fine. Solo chi è amato sino alla fine, chi sperimenta questo nella Chiesa, può vivere così e può essere autenticamente felice. Impariamo a diffidare da chi ci sollecita la lotta contro l'ingiustizia, l'indignazione, tutto questo lasciamolo al mondo. Noi siamo i discepoli dell'agnello che sta estirpando giorno dopo giorno il peccato, dandoci al suo posto lo Spirito Santo che ci dà la comunione, l'amore, la pace.